umano, e cioè che tutto viene sottomesso all'interesse economico della finanza. Davanti al falso binomio dialettico di liberismo e determinismo fatalista, che emancipa le libere regole del mercato globale secondo un loro meccanicismo fatale, e curiosamente un liberalismo economico, ma che sottomette l'uomo e la libertà dell'uomo e la libertà politica dell'uomo al determinismo di leggi matematiche, di offerta e domanda, di interesse, di cose che si prefissano, di crescita del capitale. Perché? Perché? Crescita del capitale invece di far crescere il lavoro, invece di produzione. Perché? Per un paradiso nella terra, perché credono che il conto in banco sostituisce la terra promessa. Perciò, per la mentalità materialista protestante o di quella antica legge, dell'antica alleanza. E allora, ecco che davanti a questo, con questa mentalità materialistica di assolutizzazione della produzione, del consumo, dell'interesse reddito finanziario pilotato dall'avarizia e dall'usura bancaria, ricordando e riproponendo il primato nella società della integrale dimensione umana, della trascendenza, della ragionevolezza, della libertà, della gratuità, a fondamento di ogni rapporto di giustizia e di attività economica umana regolata dall'autorità umana politica, vedendo il bene dell'uomo, non il bene di un capitale che deve crescere in banca, per carità. E allora esigenza della carità in verità politica, perché dunque l'attività economica umana è fondata sui beni del creato ricevuti in dono, ed è il recupero della coordinazione di funzioni fra mercato, Stato, civiltà, tessuto sociale, ambiti locali, globalizzazione, ma in funzione del bene integrale umano, propriamente umano, delle persone che hanno un'anima immortale, un destino trascendente, e che allora la funzione economica è per il suo passo temporale, per avere il sufficiente benessere e anche abbondanza di beni che possibilitano la sua vita spirituale, l'esercizio anche di una vita degna umana. Dunque, questo richiamo fortissimo che c'è nella Caritas in Veritate a tornare all'autorità politica che governi veramente, si imponga, e che è stato, se voi andate a leggere dietro 3-4 anni, la prima cosa davanti alla grande crisi, no? Di queste, delle società dei mutui e tutto, era allora mettere il mercato finanziario di nuovo sotto regole politiche dei governi, e fu anche quella proposta che mandò di qua anche Tremonti, no? In parte. Però loro stessi, liberali in materia economica, si resero conto che non reggevano da soli, non regge la pura legge matematica deterministica come libertà e richiamo di autonomia totale dell'ambito economico, non regge. E comunque continuano in questa prima opzione che il professore Turco ha detto, di cercare di appuntalare ancora questo regime che si sgretola, e non sappiamo che cosa vedremo. Però comunque il Mendiel ha richiamato l'esigenza e l'urgenza di una vera autorità politica che sia autoritaria, e riscattando anche tutto l'organismo dei corpi intermedi naturali della società, quella autorevolezza che deve avere la gestione politica. E ha detto questo Mendiel: comunque bisogna anche, e questo è il terzo richiamo che ha fatto Benedetto XVI, vedere il possibile concreto nella situazione prudenziale. E ha detto: di niente ci serve un cambio di dirigenza dello Stato se non si cambia la società, se non si cambia la mentalità, se non si cambia il popolo, perché senza essere liberali, senza il consenso
e il buon consenso del popolo, per il cui bene comune il governante governa, non si può governare. Allora è indispensabile ricostruire il tessuto sociale al di là di questa partitocrazia plutocratica che si sgretola e creare una nuova repubblica, un nuovo sistema veramente naturale, organico, di rappresentanze, di un autentico regime che combini quello il meglio dei regimi politici, però cercando anche di farlo con le persone ricostituite, risanando la famiglia, i corpi intermedi, i gruppi di studio della dottrina politica e sociale che siano, che formino persone in grado di gestire politicamente, almeno di gestire i gruppi intermedi, le società intermedie a livello locale, eccetera, finché si riesca con la trasformazione del sociale ad avere la forza di poter cambiare questa repubblica, questa realtà sociale partitocratica al servizio della plutocrazia in un sistema di rappresentazioni e di maggiore partecipazione, come promuoveva anche San Tommaso, nel vero senso della democrazia, partecipazione equa, armonica di tutti nel loro ambito e nella loro misura alla gestione pubblica, che è il miglior modo di governare, perché tutti si fanno partecipi della legge e si fanno promotori della legge del bene comune. E allora ecco che occorre fare. Dunque, perché Benedetto propone anche questa specie di risanamento del tessuto sociale, e anche che il libro di Benvier, che conclude con queste proposte, è tanto attuale, è tanto formativo per i giovani. E vado a un puntino soltanto su Mabel e la morte. Perché? Perché da San Tommaso, passando per Benvier e per Benedetto, che ha parlato di questi principi non negoziabili, ben sintetizzati in queste tre cose, no? La vita umana, la inviolabilità, intangibilità, indisponibilità da parte della mano dell'uomo, dalla vita umana, perché Dio è il creatore, il fondamento è trascendente, anche a livello naturale si può dimostrare che la vita dipende da Dio, e allora che non è l'uomo il padrone della propria vita, della famiglia, perché la seconda legge naturale, inoltre a quella di conservare l'essere, è conservare la specie. Allora il matrimonio, la istituzione che per creazione di Dio e per elevazione soprannaturale è quella destinata veramente alla cooperazione con la creazione di Dio nel moltiplicare la specie umana per l'atto onnipotente, misericordioso di Dio, di fare per creazione una nuova anima umana quando si dispone cellularmente un organismo, e che occorre questo miracolo tutti i giorni. E allora questo miracolo che richiede uomo e donna fatto da Dio è anche una seconda legge naturale, che è un altro secondo principio inviolabile, non negoziabile. E il terzo, la libertà religiosa, cioè il fatto che l'uomo per natura deve avere la libertà per cercare la verità riguardo a Dio, perché specificamente come essere spirituale, per la sua naturale ragionevolezza, per la ragione, per l'indole spirituale, tende a sapere la verità ultima, la verità riguardo a Dio, al fondamento, all'origine e il fine di tutte le cose. E dunque, se non si crede liberamente, si crede senza merito. Così come deve avere la libertà per la ricerca religiosa, perché è un'esigenza della sua natura come legge naturale, come legge positiva divina, perché l'autore della natura si è rivelato all'uomo, quando la scopre, all'obbligo morale della fede, al quale non può essere costretto per la violenza, perché è una vocazione soprannaturale alla salvezza che gli impone un obbligo morale, ma libero e meritorio, se no non si salva anche per proprio merito, non lo può costringere la società civile. E allora questo che esclude la statolatria tiranica verso la quale andiamo, nella misura che il mondo si avvia di nuovo a un neopaganesimo o a un nuovo stato secondo l'Antico Testamento,
di quelli che si credono con diritto alla terra promessa e ad avere la terra promessa anche nell'incremento del capitale in banca, finanziario, e dunque saremo o possiamo essere anche sottomessi a che cosa? All'eutanasia, alla cattiva eutanasia. Perché chi non riconosce il destino trascendente dell'uomo e l'origine in Dio e il fine in Dio della vita umana e della intangibilità della vita umana, chi inaugura una statolatria si crede con diritto anche di essere il padrone della vita umana, e di fatto così avviene, è padrone anche della religione e obbliga alla religione di Stato. Perciò questo libro è messo anche nel marco di un classico romanzo di Robert Hugh Benson, Il padrone del mondo, quando lui stava nel 1907, ha scritto questo libro e diceva: immagino entro 100 anni la società diventata per il socialismo e il liberalismo in un miscuglio di una società materialista, determinista, temporalista, vitalista, che gli uomini hanno una specie di consenso panteistico, si credono parte di un grande tutto divino che è la terra, dalla quale escono come le piante e poi vengono seppelliti quando muoiono e si assorbono di nuovo nella madre terra, nella Pachamama, che Evo Morales è riuscito a far imporre il giorno della Pachamama, della madre terra, alle Nazioni Unite. Attenti, c'è la carta della terra. Allora, in questo contesto emerge il personaggio che logra riuscire ad avere la pace universale, l'anticristo, e in questa società dove si instaura la lotta finale fra il papato, la chiesa, ciò che resta della chiesa perseguitata, e l'anticristo che impone il culto pubblico idolatrico della dea madre terra, sotto pena di carcere, persecuzione e morte chi non va a prestare il culto pubblico, in questo contesto c'è l'eutanasia, la vita umana che non ha senso viene soppressa e messa di nuovo nella terra. Eppure anche la protagonista femminile, che ha creduto all'anticristo, affascinata dal discorso di questo uomo, quando è disingannata dal culto di Stato, dalla persecuzione dei cristiani e delle persecuzioni sanguinose che si seguono, scopre che allora la vita non ha più senso per lei e si interna in una clinica privata per farsi fare l'eutanasia. Ma nel momento che lo sta facendo viene il dubbio, prega Dio, e coincide quel momento nello scenario mondiale con l'intento, il tentativo dell'anticristo di bombardare Nazareth, dove si è rifugiato l'ultimo papa, e questo che mette tutti i cardinali che restano in adorazione al Santissimo Sacramento vedono come al canto del Tantum Ergo si scioglie la figura di questo mondo e la gloria di Dio fa sparire l'anticristo e fa trionfare quelli che si sono salvati con la vera eutanasia, la buona morte, cioè il destino trascendente dell'anima umana. Allora, il problema dell'eutanasia, che non è soltanto il problema della fine, una legge di fine vita, no, è il problema di il fine, trascendente o no, della vita umana. E di chi dipende anche l'uomo? Dell'uomo solo, immanente, chiuso in se stesso, senza orizzonti di trascendenza, o siamo veramente cittadini dell'eternità? E quando si scioglie il nostro corpo, scopriremo quella gloria di Dio che la fede, in questo anno della fede abbiamo la grazia per attuarla, che la fede ci fa sapere che più intimo del più intimo di noi stessi, più alto del più alto di noi stessi, come diceva Sant'Agostino, che la trascendenza di Dio, per la misericordia di Dio per creazione, ma anche e soprattutto per il dono della grazia, ha fatto di noi il suo tempio, è presente in noi, e quando si scioglie questa carne mortale, come diceva San Paolo, saremo trasformati di chiarezza in chiarezza, di gloria in gloria, vedendo quel volto che
che la fede ci va a cercare e che l'Antico Testamento chiamava mostraci Signore il tuo volto, e veramente Dio ce lo ha mostrato nel volto di Cristo Re. Chiediamo dunque a Lui, insomma, con questi piccoli aiuti che uno dà, però soprattutto sotto la guida di San Tommaso, il grande maestro, ma soprattutto del Magistero della Chiesa, di studiando la dottrina sociale, di veramente saper fare nel nostro piccolo l'apostolato sociale che la Chiesa ci chiede. Concilio Vaticano II, in Apostolica Nautositate, l'Apostolato dei Laici e poi anche in Agentes e in Lumen Gentium si richiama il dovere e il diritto del laico cattolico a santificare le strutture temporali facendo regnare Cristo. Basta così. Ringraziamo il padre Ruiz per la relazione molto ricca, molto rispondente. Se c'è qualche domanda, magari dedichiamo un po' di spazio a questo adesso. Se ci sono domande. Io volevo solo chiedere al professore se le conclusioni che ha tratto, quelle dell'alternativa che i cattolici hanno rispetto alla situazione attuale, sono le conclusioni anche del libro oppure sono le sue personali? Grazie. Rapidissimamente, sono, diciamo così, incoativamente le conclusioni del libro, effettivamente le conclusioni mie, quindi a ciascuno il suo. Incoativamente, cioè, il libro ha come premessa quelle conclusioni. Credo che quelle conclusioni siano veramente oggi più che mai, e starei per dire di giorno in giorno, sotto gli occhi di tutti. Mi permetto fare un riferimento personale. Qualche giorno fa mi sono recato presso una ASL che sono seguite alle USL. Questo dovrebbe dire qualcosa, chiusa parentesi. Dunque, hanno ereditato le USL, va bene, di una riforma di un po' di anni fa, questo pure dice qualcosa, ma anche su questo dunque sorvolo per ovvie ragioni di tempo, e dunque mi sono recato verso l'ASL. E vi dico, dunque, sono andato a vuoto, perché purtroppo la specialista per questa piccola visita dermatologica che dovevo avere era assente. E dunque chiedo, ma non c'è una sostituzione? Ah, dice no. E dico, ma allora come? Ah, dice, si mette in contatto così. No, per la verità l'infermiera che era lì è stata molto gentile. Mi sono guardato attorno, pareti scrostate, vetri infissi cadenti, vetri opachi per la sporcizia, sedie sconnesse. Ho detto, siamo proprio al crollo, Risposta dell'infermiera, siamo al crollo totale. E l'immagine di quegli ambienti rappresentava il crollo di un mondo. C'è solo da prenderne atto e da non farsi illusioni. Da non farsi illusioni. Dunque, attenzione, preciso, il crollo di un mondo non è il crollo del mondo. Cioè, noi non dobbiamo confondere, come c'è il rischio di fare, il mondo storico con la realtà della creazione. Faccio un esempio che in fondo era già nelle parole usate poco fa da padre Arturo Ruiz. Dice il padre Mienvieille, quasi antivide la fine del comunismo. Ingegno acuto, per certi versi si potrebbe dire anche illuminato, bene, nel senso autentico del termine. Bene, pensate però che negli anni 60-70 molti pensavano, moltissimi, anche tra i cattolici, che il comunismo era destinato ad essere
come dire, la linea del progresso continuo dell'umanità, dunque qualcosa di assolutamente irreversibile, anzi con cui bisognava dialogare, anzi con cui bisognava trovare il compromesso, e poi di compromesso in compromesso, poi ci si mette sulla strada dei compromessi, soprattutto dei compromessi con la coscienza, ovviamente si sa che fine fa. Ebbene, dunque, che cosa è accaduto? Che cosa è accaduto? Quel mondo è crollato, ed è crollato in date che meriterebbero dunque di essere meditate. E questo che cosa vuol dire? È crollato quel mondo? È crollato il mondo? No. È crollato un certo mondo dal punto di vista storico, non è crollato il bene che è la creazione. Guai a noi se confondiamo quello che pensiamo essere permanente, mentre invece è assolutamente transeunte, perché appartiene all'ordine in fondo del convenzionale, del mutevole, dello storico, qui dico proprio nel senso deciduale del termine, con l'ordine della creazione. Signori, non nascono bambini che pensano come Heidegger o come Hegel o come Foucault o Lacan. Tutti i bambini nascono come pensando come Aristotele e San Tommaso. Ogni nuovo bambino che nasce è un nuovo utopista che si affaccia all'orizzonte, cioè pensano in termini di principio di non contraddizione. Ogni nuovo essere umano che nasce è in fondo la promessa di un mondo a misura d'uomo. Dunque direi, allora, lei giustamente mi chiedeva, la ringrazio, è vero, quelle conclusioni sono mie, ma non sono mie, in fondo direi che sono le conclusioni dell'evidenza che ci parla, e si potrebbe dire, da dove bisogna ricominciare? Ricominciamo dalle cose, dalla realtà. Dice San Tommaso che i germi del diritto naturale sono in ciascuno di noi, in ciascun uomo. Dunque dialogare, certo nel senso classico del termine, non nel senso irrealistico, relativistico, con tutti gli uomini, perché ciascun essere umano ha in sé il senso della giustizia, ha il senso del dovere. Certo, un certo clima propagandistico, non dico culturale o culturale in senso sociologico, fa in modo o mira a fare in modo che lo si perda questo senso della giustizia e del dovere, ma ogni essere umano, proprio come creatura di Dio e a maggior ragione in quanto battezzato, ha il senso della giustizia, il senso del dovere, il senso del bene, il senso del bene comune. Dunque, da questo ricominciare, non c'è alternativa. Chi si illude di essere furbo, ce n'è in giro tanti, va bene, e dice facciamo l'accordo con Tizio, facciamo l'accordo con Caio, e poi così salviamo questo, e poi così mettiamo al sicuro quest'altro, si illude e fa in fondo quell'accanimento terapeutico che non porterà da nessuna parte, e vuol illudersi che le macerie non siano macerie. No, prendere consapevolezza delle macerie vuol dire fare in fondo, e veramente con questo chiudo, fare in fondo come nell'alto medioevo si faceva. Ricordate, vero, quei campanili romanici, per esempio a Napoli ce n'è uno molto significativo, dove è la chiesa della Pietrasanta, campanile romanico, costruito con materiali di spoglio. Eh sì, gli edifici romani crollavano dell'epoca romana, no? Crollavano. Che cosa si faceva? Si prendevano le pietre. Attenzione, pietre, non materiale di risulta ideologico. Il materiale di risulta ideologico va depositato nelle discariche della storia. Va bene? Nelle discariche della storia. No, materiale invece di ordine naturale. E si costruivano i campanili, e si costruivano le nuove chiese, si costruivano i nuovi edifici. Non c'è altra possibilità, altrimenti restano le macerie. Su queste due opzioni, riflessioni puntualizzo mie personali, sulle due opzioni di ricostruire un mondo nuovo oppure di continuare a curare questo mondo che proviene dalla rivoluzione francese, insomma, che però, come ha sottolineato il professore Giovanni Turco, non è il mondo, è un mondo. Ebbene, io nella mia esperienza personale ho conosciuto parecchie persone
che invece di ristrutturare, invece di il termine specifico qual era? Chiedo scusa, oltre ricostruire. Ricostruire l'altro. L'accanimento della l'accanimento si potrebbe dire delle macerie, sì. Sì, ho conosciuto diverse persone che in maniera efficace, invece di darsi all'accanimento terapeutico, si sono occupate di costruire un mondo nuovo. Io so che un fondatore di un ordine religioso si è consigliato con un cardinale, dicendo a questo cardinale come devo fare per avere un ordine religioso sano, efficiente, che abbia molte vocazioni. Il cardinale gli ha detto: devi mettere i tuoi ragazzi in una piccola serra, cioè li devi prevenire dalle influenze delle tenebre che purtroppo si sono diffuse nella Chiesa attraverso dottrine peregrine. Ecco, e in questo modo, ora non starò qui a dire l'ordine qual è, ma questo ordine ha avuto tante vocazioni, come pure sempre in merito alla ricostruzione di un mondo nuovo. Io sono un giovane e mi trovo in un'associazione di ragazzi che stanno ritornando all'agricoltura senza sussidi da parte dello Stato, quindi proprio in maniera autonoma e dal basso, come diceva il padre Arturo, dalle famiglie ai corpi intermedi, senza avere bisogno di sussidi dall'alto e cose varie. Quindi ci sono molti esempi di persone che si stanno allontanando dalla città e stanno costruendo monasteri, e vi invito a conoscerli perché sono invisibili queste realtà, ma sono veramente numerose. Grazie. Io, se non ci sono altre domande, penso possiamo concludere. Vabbè, ricordo che ci sono due libri in vendita, se fosse interessato. E questo. Un saluto di ringraziamento da parte mia ai due illustri relatori. Ringrazio Gianni, che per me è un autentico maestro, proprio nel senso medicale del termine, del magister. Paolo VI diceva che il nostro tempo ha bisogno, cerca più testimoni che maestri. Potremmo integrare la frase di Paolo VI dicendo che il nostro mondo ha bisogno di maestri che siano anche dei testimoni. Per me, il professor Tucco è appunto un maestro che è anche testimone della verità che professa e insegna in maniera magistrale. Ringrazio anche padre Arturo Ruiz per il suo straordinario apostolato culturale, per il suo ministero estremamente fecondo, in cui la dimensione naturale e quella soprannaturale si armonizzano in una maniera straordinaria. Purtroppo oggi c'è la tendenza a divaricare le due dimensioni, quella naturale e quella soprannaturale. Invece dobbiamo ritornare al principio dell'armonia tra grazia e natura. E credo che il suo ordine religioso sia un testimone in questa direzione. Grazie anche a Saulo per l'introduzione così precisa e rigorosa, che ha perfettamente contestualizzato la tematica di questa sera. Grazie a voi presenti, ci vedremo per una prossima occasione. Vi invito chiaramente ad acquistare i libri, che sono anche fortemente scontati questa sera. Ci sono anche due copie del libro sull'arte e la bellezza, che è una tematica interessante, insomma, già avrebbe riscoperta la via del bello, no? Come aspettiamo di poter presentarlo. Sì, certo, infatti. Ancora la differenza. Magari con il professor Papa, noi pensiamo di libreria, di invitare Rodolfo Papa, che pare che tra i collaboratori. Uno dei collaboratori è Rodolfo Papa, Madre Rina Cristi, la superiore generale, poi Monsignor Nicola Bux, no? Sì, che noi abbiamo invitato per presentare i libri di Don Mauro Gagliardi. Grazie. Buonasera, arrivederci. Sono bellissimo, ringraziamo ancora.
Sono perfettamente d'accordo. Non ci salverà. No, non ci affosserà. Ancora peggio. Non è pessimismo, è semplicemente che è delle cose. Grazie, grazie a lei. Ah, questo è tutto questo.